Nel Mediterraneo occidentale, proprio nel cuore di questo chiuso ma tumultuoso mare, esiste una terra che, oltre a possedere una storia millenaria e ambienti naturali unici, è nota per alcune peculiarità dei suoi abitanti. Da molti secoli, arroccata alle pendici della catena montuosa più elevata dell'isola, vive una comunità nota per il carattere generoso e affabile, per essere laboriosa e creativa, e per aver contribuito, insieme agli abitanti di altri paesi della montagna, ad accrescere l'interesse per questa terra straordinaria. Gli arizzesi sono stati molto abili nella gestione delle risorse ambientali, tanto da aver creato un'economia basata sui prodotti locali e sulla buona volontà di utilizzarli. Il territorio che occupano è interamente montuoso. Questa è la parte più interna della Sardegna, una vasta area dove le cime più alte superano i 1500 metri. Sono i monti del Gennargentu, il massiccio più imponente ed elevato dell'isola, che culmina lungo la valle del Flu Mendoza, una delle aree più impervie e impenetrabili della montagna sarda. Sul Gennargentu spiccano i riflessi argentei delle rocce di scisto che formano queste montagne. Le pietre lisce e riflettenti hanno sicuramente ispirato colui che un giorno, nell'osservare questo luogo, decise di chiamarlo la Porta d'Argento. Più in alto di tutte le altre, a 1834 metri sul livello del mare, Punta la Marmora mostra il suo volto quasi del tutto privo di vegetazione. Appena più in basso il paesaggio cambia. Intricate foreste raggiungono il fondovalle per poi arrestarsi dinanzi ai canaloni e i corsi d'acqua che le alimentano. L'abbondanza di sorgenti ha sicuramente esercitato un forte richiamo verso questo ambiente, tutto sommato aspro e all'apparenza difficile da colonizzare, e che da centinaia d'anni è divenuto il luogo di dimora del popolo della montagna. Organizzato e suddiviso in piccoli paesi non molto distanti fra loro, questo popolo ha sviluppato e consolidato uno stile di vita che ancora oggi resiste ai dettami della modernità. Come avviene in tutta la terra, ciascun popolo è strettamente legato al territorio che occupa. Solitamente la comunità osserva quelle regole di vita scritte nella coscienza di tutti gli esseri umani. Poi, localmente, hanno luogo le varianti proprie di una determinata etnia, che, insieme ad altre componenti, distinguono un popolo da un altro. Il codice barbaricino, una regola di vita non scritta, identifica immediatamente gli abitanti della Barbagia. Nel centro Sardegna e nelle Barbagie in particolare, esisteva fino a tempi recenti, io immagino che esista tuttora, sia pure in forma residuale, un codice di diritto consuetudinario che era noto come codice di vendetta barbaricina. E uno degli aspetti principali di questo codice riguardava la composizione delle controversie che nascevano soprattutto nelle comunità pastorali quel reato che fino a tempi recenti era certamente il reato più diffuso, rappresentato appunto dall'abigeato, cioè dal furto di bestiame. In questi casi le parti si incontravano e cercavano appunto di comporre le controversie attraverso la mediazione del suggiuramento. Ora, in che cosa consisteva però fondamentalmente questa pratica, in che modo si sviluppava la pratica del giuramento? Accadeva ad esempio che i cercatori di bestiame rubato si approssimassero al sito cui conducevano le tracce, fondamentalmente ad un ovile, e qui in maniera appunto metaforica si chiedeva ai presenti di dar prova dell'innocenza del fatto che altrimenti a loro poteva essere ascritto, dal momento appunto che le tracce conducevano in quel sito. Quindi si chiedeva fondamentalmente di con una formula rituale, mi ne vai sfide, cioè mi dai prova di essere estraneo ai fatti che altrimenti ti potrebbero essere addebitati.
A questo punto il sospetto doveva giurare appunto con formula solenne, ponendo la propria mano sull'amuleto che veniva disteso sulla mano dell'offeso, recitando questa formula. Giuro con mente non appo, né biu e né toccau e né confillau. Giuro di essere estraneo ai fatti, di non esserne responsabile direttamente, né tantomeno di essere stato testimone, sia pure involontario, o di essere stato istigatore. Nei secoli il mondo è cambiato e molti aspetti legati al passato possono essere conosciuti solo dai libri di storia e, in particolare qui nella Barbagia, dalle testimonianze che ancora le famiglie si tramandano di generazione in generazione, soprattutto se interessate da questi fatti. Il trascorrere del tempo non ha intaccato le geometrie e la varietà del paesaggio, che insieme al tocco maestro delle stagioni donano molto fascino a questa terra. Dal tacco di Tescile, volgendo lo sguardo verso est-nord-est, si osserva la grande montagna nel suo versante occidentale, quello dove centinaia d'anni fa nasceva l'abitato di Arezzo. Ma la storia economica dei suoi abitanti, sebbene sia legata all'intero territorio arizzese, nasce dal versante opposto di questa maestosa montagna, quello orientale che si affaccia sulle cime del Gennargentu. In questo luogo, chiamato Funtana Cugnada, fonte nascosta, proprio perché sottratto alle possenti sferzate del maestrale che batte la Sardegna, sono state scavate, poco sotto la vetta della grande montagna, numerose fosse rotondeggianti, profonde anche alcuni metri, con un diametro di 10-12 metri, che hanno segnato l'inizio di una importante economia per gli arezzesi e una pagina significativa nella storia culturale ed economica della Sardegna. Queste fosse, oggi quasi completamente interrate e ricoperte dalle felci fresche in questa stagione, sono state per circa 400 anni testimoni dei sacrifici, del duro lavoro, ma anche delle gioie di tante generazioni di Niarjos, gli uomini della neve. Oggi l'area di Funtana Cugnada è presidiata da animali che vivono allo stato brado, sebbene abbiano un proprietario. I cavalli selvatici che trovano riparo fra le rocce rendono questo luogo ancora più suggestivo, soprattutto quando si lanciano al galoppo e si arrampicano sui pendii, all'apparenza poco scoscesi, ma in realtà impervi e movimentati. Nei secoli passati, quando le neviere erano operative, una legge vietava ai mandriani e ai pastori di pascere il loro bestiame a meno di 30 metri dalle neviere. Coloro che violavano tale legge erano tratti in arresto e reclusi nella angusta Bovida, l'antica prigione costruita all'interno del paese di Arezzo. La struttura è una delle più antiche di questo abitato e ancora oggi risulta essere quasi intatta rispetto alla sua forma originaria. Qui venivano reclusi sia uomini che donne, talvolta anche per reati di piccola entità. Questo carcere fu costruito dagli spagnoli nel 1600, interamente costruito in scisto. Poi nel 1933-35 ospitò anche mia madre e altre due donne di Arezzo. Trascorsero una notte qui in questo carcere perché erano state accusate del furto di una fascina di legna. Fra le celle di reclusione, una era particolarmente temuta perché priva di aperture e quindi di aria e luce ed era riservata ai detenuti più pericolosi. Costruita interamente con le locali pietre di scisto, senza intonaco di rifinitura, presenta una piccola apertura sul soffitto dalla quale veniva calato il detenuto con al collo una gigantesca catena di ferro che contribuiva non solo a precludere reali possibilità di fuga, ma anche a scoraggiare eventuali tentativi. Sa Bovida
insieme alle antiche abitazioni, costituiscono il centro storico del paese di Arezzo. Le case, molte delle quali costruite con le pietre, si affacciano le une sulle altre e formano stretti vicoli, percorribili solamente a piedi. Qui la vita scorre lenta e non di rado gli abitanti divengono ultracentenari. Io ho insegnato qui 42 anni, la bellezza di 42 anni, e sono in pensione già da 30. E quindi fate il calcolo. Io ho 92 anni, li ho compiti a ieri. Fra le tante primavere, anche questa oramai è passata e sul territorio arezzese è arrivata l'estate. Questa è anche la stagione più asciutta. Le scarse precipitazioni rendono il territorio più arido, le strade polverose. Tuttavia, gli animali possono comunque abbeverarsi nelle numerose sorgenti che, costanti, anche se con una portata minore in estate, sgorgano in tutte le stagioni. Le acque che lasciano il ventre della montagna hanno una temperatura bassissima. A Funtana Cugnada le felci iniziano a seccarsi e nella montagna, nonostante le temperature non siano mai particolarmente elevate, i fiori cadono dagli steli. Alcuni vengono colti prima che cadano al suolo. I piccoli alberi di sambuco possiedono infiorescenze che, cucinate a dovere, divengono un piatto prelibato secondo un'antica ricetta paesana. Nel passato venivano anche colti e consegnati alle farmacie, dove persone esperte utilizzavano questa materia prima per ottenere unguenti, pozioni rilassanti e addirittura preparati per uso antinfiammatorio. Ma Lia e Maria raccolgono i soffici e candidi fiori del sambuco soprattutto per la preparazione della marmellata. Così, tra qualche mese, in occasione di una importante sagra paesana, potranno offrirne un assaggio ai visitatori. La sapiente manualità del popolo della montagna è stata sicuramente agevolata dalla presenza dei tanti boschi che caratterizzano l'area. Gli arezzesi, per molti secoli, hanno basato la loro economia sull'utilizzo della neve. Desidero farvi conoscere una delle più belle pagine di storia economica della Sardegna. In tempi moderni, un gruppo di giovani arezzesi, in particolare Chicco e Mirko, da alcuni anni hanno dato un nuovo impulso all'antica lavorazione della carapigna. Grazie a queste ricostruzioni filmate, possiamo rivivere alcuni frammenti della vita passata e osservare uno degli aspetti più importanti, ma meno conosciuti, della cultura arezzese, la storia della neve e dei niargios, gli uomini che la custodivano, la raccoglievano e la trasportavano in tutta l'isola. Queste immagini mostrano i niargios quando, durante l'estate, raggiungevano le neviere per la raccolta del ghiaccio. In realtà il loro lavoro era iniziato nell'inverno o in alcuni casi nella primavera precedente, dopo le ultime nevicate, quando i niargios riempivano di neve le grandi fosse scavate sul terreno, in particolare a Funtana Cugnada, ma anche in altre parti del territorio. Riscaldati dalle mastrocche di pelo, il loro lavoro consisteva nel colmare le neviere servendosi di robuste tinozze, utili a trasferire la neve all'interno dei grandi pozzi. Mentre alcuni la scaricavano, altri la pressavano con i piedi oppure con pesanti trogoli di legno. Questa operazione era particolarmente importante per compattare la neve e accrescere la sua durata nel tempo. Nonostante il freddo pungente, talvolta alcuni piccoli accompagnavano i loro padri in questi momenti, sebbene non indossassero l'abito della festa, come i bambini presenti in queste immagini. Un'altra oretta e ho finito il ciocco. E
il lavoro invernale terminava con la copertura delle neviere. Gli uomini della neve le isolavano dal vento, dalle piogge e dal sole, servendosi di ramaglie, felci, fieno e infine ricoprivano tutto con un considerevole strato di terra. Nelle montagne, dalla tarda primavera, iniziava il lavoro di recupero e quindi la vendita del ghiaccio in tutta la Sardegna. Alcuni documenti custoditi nell'archivio storico del capoluogo sardo ci informano che il commercio avveniva fino all'ultimo giorno di ottobre e che gli arizzesi che vi lavoravano erano diverse centinaia. Addirittura nel 1600 erano ben 70 i cavalli che, viaggiando prevalentemente la notte, raggiungevano la città di Cagliari. Da queste informazioni documentate possiamo trarre delle conclusioni circa quanto fosse fiorente l'industria della neve, soprattutto se si pensa che, oltre alla città più importante dell'isola, anche Oristano, Nuoro, Sassari e numerosi centri minori dove erano concentrate le ville signorili venivano forniti regolarmente con il ghiaccio del Gennargentu. Nel piccolo paese di Codrongianus ancora oggi esistono alcuni depositi dove il ghiaccio veniva custodito in attesa di essere smistato nella Sardegna del Nord. Il nome di questo vicolo, La Neviera, ricorda questo lontano passato. Nelle vicinanze, il paese di Ploaghe custodisce un bellissimo reperto storico a cielo aperto. Si tratta di una ghiacciaia, costruita sfruttando una cavità naturale provvista di un'apertura di accesso nella parte bassa della collina. In questo luogo, i cavallanti provenienti da Arizzo scaricavano i loro cavalli e consegnavano il prezioso refrigerante nelle mani dei magazzinieri, che a loro volta provvedevano a sistemarlo nell'ampio deposito prima di dare inizio alla capillare distribuzione. Dalle neviere barbaricine raggiungere le diverse destinazioni isolane era tutt'altro che facile. I viaggi erano quotidiani, così come giorno dopo giorno avveniva la preparazione del ghiaccio nelle neviere. Una di queste, ancora in buone condizioni, situata nei pressi di Arizzo, ci permette di osservare come avveniva la raccolta del ghiaccio. Questa potrebbe essere una scena che verosimilmente si verificava verso la fine della stagione estiva, quando il ghiaccio era stato quasi del tutto raccolto e ne restava solamente una piccola quantità alla base della neviera. I niargios, attrezzati di accette e bisacce di orbace, rimuovevano la copertura coibentante e dalla massa ghiacciata ricavavano le lastre da sistemare insieme al fieno all'interno delle bisacce. Prestavano particolare attenzione a bilanciare il peso per non creare disagi ai cavalli che lo avrebbero trasportato. In questo caso i cavallanti non sono tutti adulti, ci sono anche alcuni ragazzi molto giovani. Nel passato erano solamente gli uomini ad affrontare i pericoli e i disagi che comportava viaggiare la notte per alcuni giorni. I ragazzi con i loro cavalli porteranno il ghiaccio in paese, felici di aver contribuito a rievocare le gesta che i loro antenati compivano tutti gli anni con l'arrivo della bella stagione. Non sempre e non in tutti i siti i cavalli potevano raggiungere il piano di raccolta. Spesso i cavallanti sostavano con gli animali nelle immediate vicinanze e attendevano che i niargios, compiendo sforzi sicuramente notevoli, li raggiungessero e caricassero sul dorso degli animali il ghiaccio da portare in viaggio. Questo lavoro duro, faticoso ma anche redditizio subì una battuta d'arresto nel 1920, quando dalla Norvegia cominciarono ad arrivare le navi cariche di ghiaccio
che a prezzi molto inferiori conquistarono il mercato sardo e cessò del tutto quando, poco tempo dopo, con l'avvento dell'energia elettrica, si cominciò a produrre il ghiaccio nella città di Cagliari. La tecnologia, che da alcuni decenni cambiava il mondo, iniziava a diffondersi rapidamente anche in quei luoghi lontani dalla modernità. Oggi, dopo oltre un secolo di invenzioni, scoperte e di uno stile di vita altamente tecnologico, siamo attratti dalla vita semplice del passato e apprezziamo molto le situazioni che la rievocano e ci permettono di conoscerla, come l'affascinante storia dei Niarjos e della Carapigna. I moderni Carapigneris da circa un decennio hanno dato vita alla Sagra della Carapigna. L'evento ha luogo ad Arezzo tutti gli anni il 14 e il 15 di agosto e attira migliaia di persone che percorrono le vie del paese desiderose di assaporare l'antico e famoso sorbetto ottenuto ponendo all'interno di un piccolo contenitore metallico acqua, zucchero e succo di limone. Una volta sigillata, la carapigniera viene a sua volta inserita in un altro contenitore di legno più grande chiamato subarrile. Il barile, oltre alla carapigniera, contiene anche ghiaccio e sale. Il contenuto della carapigniera viene mescolato abbondantemente tramite la rotazione alternata a destra e a sinistra che, praticata per tempi molto lunghi, pone a dura prova la resistenza del carapignaio. Il sale e il ghiaccio devono essere continuamente ripristinati a mano che si consumano a causa dell'attrito. Questi hanno la funzione di raffreddare e addensare il gustoso sorbetto. Dopo circa 20 minuti, la carapigniera metallica viene aperta. L'esperto sorbettiere capisce dal peso del contenitore e al tatto con le pareti esterne quando è il momento giusto. Ma il gustoso gelato ancora non è pronto per essere consumato. A questo punto è necessario omogeneizzare il sorbetto. Per staccare la porzione di sorbetto ghiacciata, addensata sul fianco del contenitore e amalgamarla con quella più liquida, concentrata nella parte centrale, si utilizza il cosiddetto ferru e ferru, lo strumento di ferro, una speciale paletta che, lavorata su entrambi i lati e manovrata con maestria dal carapignaio, permette di ottenere un prodotto concentrato, denso e uniforme. Ancora pochi minuti e tramite un cucchiaio di legno chiamato ferru e linna, che significa strumento di legno, finalmente la carapigna viene servita. Per molti il suo gusto così particolare è irresistibile, tanto che non solo i bambini, notoriamente attratti dai giochi e dai dolci, ma anche gli adulti desiderano assaporare il gelato della montagna. Gli arezzesi sono particolarmente orgogliosi di essere gli unici depositari in Sardegna di questa antica attività. Da alcuni anni, tutti coloro che attraversano il paese, passando per la via principale, non possono fare a meno di notare il grande murale dedicato alla carapigna. I colori della stagione calda, immortalati per sempre su questo dipinto, nella realtà stanno per lasciare il territorio arezzese. L'estate è quasi giunta al termine. I paesani sanno che a breve, come avviene da secoli, arriverà una stagione molto importante per loro. Inizierà la raccolta dei frutti della montagna. Una parte del raccolto verrà venduta, un'altra diverrà parte delle scorte che le famiglie consumeranno durante la stagione fredda. La mattina il sole supera la grande montagna e raggiunge l'abitato, ancora immerso nel silenzio e nella tranquillità. I visitatori estivi, dopo aver percorso in lungo e in largo le vie del paese, ristorati dalle miti temperature estive che qui si registrano e scoperto gli angoli più selvaggi di questo territorio, cominciano a lasciare la Sardegna.
sicuramente non dimenticheranno questo piccolo paese di circa 1500 abitanti abbracciato dalla montagna, che pian piano, dopo essere cresciuto intorno al piccolo nucleo del villaggio ed essersi sviluppato nel secolo scorso lungo la strada principale, ha assunto la fisionomia che oggi conosciamo. Tutti coloro che qui hanno soggiornato per qualche settimana o per qualche giorno porteranno con sé il ricordo della natura straordinaria del Gennargentu, dei rifugi e del buon cibo sapientemente preparato dai pastori della montagna. Le carni degli animali allevati allo stato brado possiedono sapori che difficilmente possono essere scordati. Deo duoso da stare pure un uldone. Nella cultura gastronomica della Sardegna, il buon vino occupa un posto di rilievo e quasi sempre si associa ai formaggi, in particolare a quelli stagionati. In questo caso, i protagonisti nelle immagini, insieme a un buon bicchiere di vino, consumano un formaggio molto noto e molto discusso per le sue caratteristiche, il formaggio marcio, chiamato in lingua sarda casu marzu. Nella vita moderna, dove le macchine sostituiscono l'uomo, si sono perse pian piano le occasioni che permettevano alla famiglia di sviluppare quei valori di aggregazione e calore familiare che queste generavano. Salute. Felici per aver svolto un buon lavoro, lasciano il mosto a fermentare, fino a che, alcune settimane dopo, il vino dovrebbe essere pronto per essere raccolto e sistemato nelle botti. Gli arezzesi dedicano una buona parte dell'autunno alla preparazione della sagra delle castagne e delle nocciole. Questa rappresenterà una buona occasione per vendere e mostrare con orgoglio i prodotti della loro terra e della loro cultura. Particolarmente fervente è l'attività dei torronai. Per ottenere il torrone, pronto per essere consumato, è necessario dedicare molto tempo alla sua preparazione. Oggi le macchine rendono più semplice quello che nel passato era un lavoro veramente faticoso. Per capire come questo avveniva e per rivivere le emozioni, anche se questo comporta ricordare le fatiche del passato, Bastiano Pranteddu, insieme a sua moglie e sua madre, ha ricreato l'antica atmosfera offerta dai torronai in piazza. Adesso, col fuoco sotto, ammorbidisce il miele e cuoce lentamente. Adesso facciamo la gettata dell'albumina fra un po', Le direttive comunitarie impongono, per questioni igienico-sanitarie, l'uso dell'albumina liofilizzata, ottenuta da prodotti freschi, data la possibilità delle uova di andare a male. Nel passato le uova venivano fornite da alcune donne ambulanti, ma spesso non era facile trovarle. Di conseguenza, i torronai mandavano qualcuno di casa in casa ad acquistare dalle famiglie i bianchi delle uova. Per contenere gli albumi utilizzavano una misura di vetro, solitamente un bicchiere da vino, che conteneva l'albume di 3 uova e che pagavano negli anni 60 45 lire, esattamente la metà del costo di 3 uova, ovvero 90 lire. Adesso abbiamo messo gli albumi ed è la fase più delicata perché deve montare l'albume assieme al miele. Girare. No, ancora no, ma preso monta a noi. Io voglio prendere 2. E lei lo faceva con un figlio in pancia? Con il figlio in pancia. Lo dica, mi racconti. Non potresti mai stare calmo. Cosa le racconto? Avevo 18 anni, ho iniziato questo mestiere e ancora ci sono. Ah, 8 figli? Sì, 8 figli, infatti 5 senza la macchina del torrone, sempre a mano. Quando è nata la prima figlia avevo finito il torrone a mezzanotte, la bambina è nata alle 7.
Sono trascorsi molti anni da quando mamma Elvira utilizza l'elettricità e la forza delle macchine per la produzione del torrone, anche se alcune cose meno faticose vengono fatte ancora manualmente, come la preparazione delle confezioni che conterranno il torrone. All'interno del cartoncino si inserisce una sottile carta per alimenti e, per ultimo, a contatto con il torrone, un foglio di ostia che diverrà tutt'uno con il dolce caldo quando verrà sigillato. Dopo circa un'ora e mezza di lavoro continuo, la comparsa delle bolle d'aria indica che il montaggio dell'albume con il miele è a buon punto. Trascorre un'altra mezz'ora e il prodotto diviene molto denso e assume un colore bianco candido. Devo pure una di Davide. Vedi adesso Davide? Si fanno tutte queste righine e a occhio sembrerebbe fatto. E poi si distacca. Adesso si distacca dalla macchina. Adesso mia madre prende un pezzetto di terrone e lo prova nell'acqua. Se spara, il terrone è pronto. Ecco. E facciamo subito la gettata delle mani. Sì, come la buccia dell'uovo deve essere croccante. Vede, guardi, sembra una barchetta. Vede? Sì, sì, è pronta, però adesso ci mettiamo le mandorle, dai. Io penso che basti, eh? Eh sì, non troppo e basta. Vedi che altrimenti non riesce a inghiottire tutto. Con la mescola delle mandorle, la fatica dei torronai è quasi ultimata. L'esperienza di mamma Elvira è riassunta nei suoi gesti. Esporta a occhio la giusta quantità di torrone per ogni singola confezione. Vedi, io non metto il gamma. Il placcaggio finale rende il prodotto più attraente e invoglierà maggiormente i clienti ad acquistarlo. Oggi i nostri artigiani hanno mescolato e placcato utilizzando le mandorle, ma le prossime torronate prevedono l'uso anche delle noci e delle nocciole. In questo modo forniranno un dolce con differenti gusti. Per ottenere un buon torrone è necessario rifinirlo con frutta secca di qualità. Le annate non sono tutte uguali, il raccolto può essere scarso oppure abbondante. Solitamente i dolciari arizzesi preferiscono utilizzare le nocciole dei loro boschi perché più saporite rispetto a quelle che arrivano dal continente e spesso curano personalmente anche la tostatura. In questo forno tante persone hanno cotto, tostato, arrostito per alcune centinaia di anni. Possiamo immaginare quanti hanno tratto ristoro dal suo calore nei freddi inverni, oppure quante storie sono state raccontate in questa stanza, senza fretta, intorno al fuoco. Oggi mamma Elvira, da circa mezz'ora, sta tostando le nocciole. Il tempo della cottura dipende dalla grandezza del forno e dall'umidità della nocciola, che risulterà tostata quando mostrerà un'evidente doratura. Io ne dopo, Silvana, non ci sono i sabruni. Già non ha girato. Oh, no, da poi già girato. La morigata è. Non ci sono, ci è sturata a me, hanno da sé, canta sì. Bella, ella. Oltre al torrone, anche tutti gli altri dolci devono essere pronti per l'inizio della sagra tanto attesa. Pardulas, pabassinas, pane saba sono alcune delle prelibatezze dolciarie che i visitatori amano trovare al loro arrivo nel paese di Arizzo. Thank you.
questo è su Vanesava. E questa è la glassa che si mette sopra per farlo più brillante. È Sasava fatta con più miele di quello che ha l'impasto. E poi ci mettiamo la moperiglia. Queste sono le formagelle, sarebbero i spardulas in dialetto, fatte proprio col formaggio di pecora o di capra, perché ad Arizzo c'è questa tradizione di farle così. La sagra delle castagne e delle nocciole è forse l'appuntamento più atteso della stagione autunnale. Attira molte migliaia di persone. I focolai e il fumo che si alza dai punti di cottura contribuiscono a ovattare l'atmosfera e a rendere più accogliente questo luogo. Ovviamente fra i più apprezzati ci sono i caldarrostai e tutti coloro che offrono la possibilità di un assaggio. Potremmo pensare che questo venga fatto con l'obiettivo di incentivare gli acquisti, e in parte questo è vero, ma per gli arizzesi offrire ai passanti un assaggio dei prodotti della loro terra ha un significato ancora più profondo. Rappresenta l'opportunità di esternare una delle peculiarità tra le più radicate in questa comunità, l'ospitalità. Questa caratteristica, sebbene sia tipica del popolo sardo nella sua interezza, è evidente soprattutto fra coloro che vivono nell'interno dell'isola, in particolare proprio nelle Barbagie. Belle, belle! Calde, calde! Prego! Belle? Calde, calde! Durante la sagra è possibile visitare la mostra pomologica. Molte persone non immaginano neppure che possa esistere una così ampia varietà di castagne e restano sorprese quando notano il nome che distingue un tipo da un altro. Comunque, sebbene in natura sia disponibile una così vasta gamma di sapori, non tutti sono graditi da noi umani. Anzi, quelli che apprezziamo sono relativamente pochi e preparati in modi differenti. Possiamo gustare le castagne arrosto oppure bollite, ma altri le utilizzano come materia prima per la preparazione del miele o delle marmellate. Lia e altre donne arizzesi sono abilissime nel confezionare sapori. Molti di questi sono ottenuti per esperienza personale, visto che le materie prime non mancano nei boschi e nella montagna arizzese. Altri sapori o gusti si ottengono grazie alle antiche ricette di compaesane, che questi esperimenti li hanno fatti forse centinaia di anni fa. I visitatori apprezzano molto queste prelibatezze locali e la cultura che le ha generate, fatta di gente semplice e restia a barattare le vecchie usanze con il mondo moderno. Osservando le loro botteghe, ci rendiamo subito conto che l'aspetto è più simile alle esposizioni museali che a quelle di una rivendita. Alcune sono arricchite con dolci e prodotti del bosco, altre mettono in luce i vini, i salumi e i formaggi che per lungo tempo sono stati nella penombra delle cantine paesane, dove hanno acquisito quella bontà che li ha resi famosi oltremare
e che le distingue dai prodotti creati nelle grandi industrie del continente. Gustare le prelibatezze culinarie della Sardegna costituisce un forte richiamo verso coloro che amano la buona cucina e i prodotti tradizionali. Così come ha avuto inizio, allegramente si conclude la Sagra delle Castagne. Particolarmente apprezzate sono le esibizioni dei gruppi folcloristici isolani che, fra canti e balli, esprimono la loro cultura e mostrano i loro costumi paesani. Verso la fine del 1700 nacque ad Arizzo Bacchissulis. Raggiunse la fama soprattutto per le sue bellissime poesie, che ben presto venivano cantate nei paesi per le feste paesane di tutta la Sardegna, ma soprattutto dalle donne arizzesi che intonavano queste canzoni durante la raccolta delle castagne o dei lavori dei campi. Purtroppo alcune persone lo indussero ad abbandonare la sua vita tranquilla e prodiga di buoni intenti, costringendolo a vivere come un bandito. Un grande murales ricorda la sua figura di persona braccata, sempre pronta a difendersi da coloro che ingiustamente lo accusarono e segnarono la sua esistenza. I suoi nemici, che molto probabilmente continuavano a tramare nell'ombra, posero fine alla sua vita con due colpi di fucile sparati da dietro una siepe, proprio trovò la morte proprio all'interno di questo cortile. Era il 13 maggio del 1838. Ancora oggi i pensieri profondi del poeta bandito sono cantati dalla gente e in particolare dal gruppo arizzese che porta il suo nome, il coro Bacchissulis. I loro canti esternano i sentimenti dei poeti barbaricini, oltre alle poesie d'amore, di speranza e nello stesso tempo di rassegnazione dell'antenato paesano. Alcuni di questi canti affondano le note nell'intimo di questa terra ospitale, ponendo in luce i segreti e i racconti della montagna tanto cara a tutti i sardi. Viva la Sardegna! Anno dopo anno, anche in questa pacifica isola del Mediterraneo, l'estate lascerà il posto all'autunno, sopraffatto a sua volta dall'inverno, e quindi ecco di nuovo la primavera,
la stagione della nascita e dei raccolti, del risveglio dei colori e dei buoni sentimenti che hanno sempre contraddistinto gli arizzesi, questa grande comunità arroccata nel cuore della Sardegna, alle pendici del Gennargentu, dove, allietati dalle fresche sorgenti di acqua pura e dalla frizzante aria della montagna, conducono la loro vita a contatto con la natura. E fino a quando nel bosco ci saranno gli alberi che daranno i frutti, loro saranno lì a raccoglierli, stagione dopo stagione, sempre pronti a condividere la loro cultura con coloro che vorranno conoscerla, perché questa è la loro vita, la vita del popolo della montagna.